Volge ormai al termine una campagna di scavi che è stata organizzata dall'Università di Tübingen nel Tofet di Sant'Antioco. Una campagna che si è protratta per circa 5 settimane e che è stata condotta dagli archeologi dell'Università di Tübingen guidati da Valentina Melchiorri, appunto archeologa italiana, ovviamente, dell'Università tedesca. Qual è il bilancio di questa campagna? Il bilancio è molto positivo, abbiamo lavorato per cinque settimane, all'interno del settore orientale del santuario e abbiamo ritrovato una serie di urne in giacitura primaria. Le abbiamo asportate, ovviamente abbiamo cercato e cercheremo di ricostruire la stratigrafia completa di questo settore che stiamo indagando e per poter poi arrivare alla ricostruzione della topografia generale del santuario. Sant'Antioco è uno dei siti di maggiore interesse ovviamente a livello internazionale per conoscere la realtà fenocio-punica. Sicuramente è un sito molto importante con una cronologia di fondazione molto alta, parliamo della prima metà dell'VIII secolo a.C., quindi uno degli insediamenti fenici più antichi del Mediterraneo occidentale e il Tofet ne rappresenta uno dei contesti più significativi perché restituisce insieme all'abitato antico proprio questa, la cronologia più alta, quindi è un contesto tra l'altro ancora in corso di studio per questa fase di VIII-VII secolo a.C., che restituisce anche un quadro allargato da un punto di vista culturale con possibili dinamiche di contatto tra l'elemento fenicio e l'elemento locale nuragico. Le urne contenevano i resti di neonati, bambini di tenerissima età. Il campione osteologico di queste urne è molto complicato e difficile da analizzare. Abbiamo avviato col dottor Bernardini, che è il fondatore di tutto questo ciclo di ricerche archeologiche al Tofet di Sant'Antioco, le prime analisi osteologiche 6 anni fa. Abbiamo già pubblicato i primi risultati sull'osteologia del Tofet e su un campione di 90 urne abbiamo rinvenuto un 80% dei campioni classificabili con resti umani, quindi bambini, infanti particolarmente, con età compresa tra gli 0 e i 6 mesi. Cosa contenevano queste urne? Quindi non solo resti osteologici di infanti, a volte anche resti animali, a volte le due tipologie di osteologici mescolate insieme. Quindi vi era un rituale evidentemente complesso che stiamo cercando passo a passo di ricostruire, di analizzare nel dettaglio e di ricostruire come percentuali e soprattutto come diciamo sottosituazioni per ogni singolo contesto, quindi cercare di caratterizzare ogni settore del santuario con la sua specificità stratigrafica, culturale, osteologica. È una campagna che ovviamente prosegue un lavoro appunto iniziato da lontano dal professor Bernardini e che non si fermerà certamente qui. No, abbiamo diciamo il nostro primo obiettivo è quello di continuare e completare il suo ciclo di ricerche, le ricerche che nel 1995 Paolo Bernardini iniziò al Tofet di Sant'Antioco. Con una grande lungimiranza aprì diciamo, la ricerca anche ad altre istituzioni universitarie, ad altre collaborazioni, con una grande generosità scientifica. Io ebbi la fortuna di incontrare Paolo e di poter iniziare a lavorare con lui alla Necropoli Punica e poi di iniziare insieme lo studio di questo specifico settore, il settore occidentale del Tofet, negli anni diciamo, tra il 99 e il 2000. Quindi questo progetto, nato in Germania e appoggiato dai colleghi tedeschi, che ringrazio, in particolare il professor Thomas Schaeffer, che coordina con me le attività di questo progetto appunto nasce da lontano, proprio dalle attività di Paolo Bernardini degli anni 90. Tedeschi, ma anche spagnoli, che si interessano ormai da anni della realtà fenicio-punica in Sardegna. Assolutamente, il nostro scopo era di creare un'equipe allargata il più possibile con risorse come dire locali, come si dice oggi, comunque con un team variegato, quindi c'è una parte tedesca, c'è una grandissima componente di studiosi, tecnici e studenti anche italiani, partecipazione di università straniere, per esempio l'Università di Siviglia che ha partecipato con noi proprio in questa campagna, e abbiamo anche collaborazioni con studiosi olandesi, con studiosi tunisini, con studiosi americani che contribuiranno allo studio dei materiali e quindi siamo
come dire, molto contenti anche di poter creare un team così interattivo e eterogeneo. Queste campagne generalmente si svolgono nel periodo della bella stagione, ma quest'anno sì. Giugno è stato durissimo. Bella stagione, molto calda, devo dire. Sì, quest'anno non abbiamo avuto una goccia di pioggia, quindi 5 settimane in pieno sole, molto bene per la stabilità meteorologica che ci ha permesso di mettere a frutto completamente il periodo, chiaramente con momenti un po' duri sul lavoro, per il lavoro sul campo, ma siamo molto soddisfatti. I resti, le urne ritrovate, che destinazione avranno? Sì, allora i resti ritrovati, tutto ciò che viene ritrovato viene depositato nei locali, nei magazzini della Soprintendenza Archeologica di Cagliari, con cui c'è un contatto diretto di collaborazione e di stretta vicinanza per ogni questione, ovviamente collegata alla conservazione, alla tutela. La Soprintendenza è sovrana e quindi le sue decisioni sono quelle da seguire. Noi apportiamo il nostro contributo scientifico per lo studio dei materiali e ovviamente in questo modo stiamo cercando, in collaborazione con le funzionarie della Soprintendenza Archeologica e l'Ufficio di Cagliari, di portare avanti un'analisi che sia innanzitutto dal nostro punto di vista scientifica sui reperti e sulla topografia del santuario, e poi in collaborazione con loro portare avanti anche, e sono loro a coordinare il tutto, l'attività di conservazione e tutela.